Buongiorno Corriere, oggi è martedì 24 maggio. Sono 731 nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nell'ultimo bollettino dell'assessorato regionale alla salute. Il tasso di positività scende al 9,5%. La Sicilia è al quinto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 83.679. I guariti sono 1.578, mentre le vittime sono state 5 e portano il totale dei decessi a 10.862. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 635, in terapia intensiva 33. Salta turno di erogazione idrica Sciacca, l'azienda idrica comune Agrigentina ha reso noto ieri l'esigenza di effettuare nella giornata di oggi due interventi di manutenzione lungo l'acquedotto Carbò in contrada Forficicchia. È necessario fino alle ore 22 dunque interrompere il prelievo di acqua dai pozzi di Grattavoli. Situazione di difficoltà anche a Ribera, dove a causa della interconnessione dell'acquedotto Carboi con l'acquedotto Favara di Burgio gestito da Sicilacque, contestualmente ci sarà una riduzione di portata lungo l'acquedotto di Sovrabito e in particolare sarà interrotta la fornitura nel comune di Ribera. Oltre 105 tonnellate di grano duro sono state sequestrate in diverse regioni italiane, Sicilia compresa, con Agrigento, Caltanissetta e Palermo le province interessate. Il sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza nel corso di un'operazione di contrasto alla pirateria agroalimentare condotta in collaborazione con Sicasov, la società cooperativa di interesse collettivo agricolo dei selezionatori costitutori. Manifestazione anche in tutte le scuole di Sciacca, ieri per i 30 anni delle stragi di mafia in Sicilia. La più interessante è stata quella promossa dall'Istituto Comprensivo Mariano Rossi, con una marcia dalla sede della scuola fino al centro storico, alla quale hanno partecipato quasi 1.000 studenti della primaria e della media con i rispettivi insegnanti. Un corteo partito dalla sede di Via De Nicola, con prima tappa il Palazzo di Giustizia di Sciacca in Via Allende, dove ragazzi e docenti hanno incontrato magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine. È stato un momento molto emozionante e significativo, un gesto di omaggio a chi opera ogni giorno per la legalità. Iniziative nel trentennale della strage di Capaci anche ad Agrigento. Nella giornata di ieri è stato piantato un albero chiamato della legalità davanti la sede del tribunale. L'iniziativa è stata dell'Associazione Giovani Avvocati di Agrigento, che hanno scoperto una targa in occasione dell'anniversario dell'eccidio che costò la vita al giudice Falcone, alla moglie e ai poliziotti della scorta. Pallavolo, settimo successo nella fase dei playoff promozione di Serie C su 8 partite giocate per Schittone Gioielli Sciacca. La squadra di Enzo Grofeo ieri sera si è imposta in trasferta nel posticipo dell'ottava giornata a Palermo sul Club Leoni, con il risultato di 3-1, parziali del match 17-25, 26-24, 20-25 e 21-25. Prossimo turno, sabato, sempre in trasferta sul campo della capolista Villafranca Tirrena. La squadra, che con 4 punti di vantaggio sui saccensi, è destinata alla promozione in Serie B. È tutto, grazie e buona giornata.